Matteo Renzi inizia la sua carriera politica nel Partito Popolare Italiano e poi nella Margherita. Nel 2004 è eletto prima presidente della provincia e poi, dal 2009, sindaco di Firenze con il PD. Si candida alle primarie del 2012 per rottamare i vecchi leader della sinistra, ma perde contro Pierluigi Bersani. Tre mesi dopo il PD vince di un soffio le elezioni, ma al governo va Enrico Letta. Bersani allora lascia la segreteria del partito. E Renzi questa volta stravince le primarie del 2013 con il 67% dei voti. Tre mesi dopo il PD scarica il governo Letta per sostenere Renzi, che diventa così il più giovane presidente del Consiglio nella storia repubblicana. Sta al governo 1000 giorni e porta il centrosinistra al suo massimo storico alle europee del 2014. Vara il Jobs Act, la riforma della scuola e le unioni civili, ma la sua popolarità crolla con il caso Banca Etruria e il 4 dicembre 2016 la sua proposta di riforma costituzionale è sconfitta al referendum. Lascia la poltrona di Palazzo Chigi a Paolo Gentiloni e poco dopo anche la segreteria del PD, ma si ricandida subito dopo alle primarie, vince ancora una volta e resta segretario fino al 12 marzo 2018, quando comunica le sue dimissioni dopo aver portato il PD al minimo storico alle elezioni del 4 marzo.